Buongiorno a tutti, oggi il tema del giorno sono i rincari della benzina. Ultimamente ci sono stati diversi aumenti, soprattutto a partire da gennaio con l'aumento delle accise, poi anche la situazione internazionale ha contribuito ad alzare i prezzi del greggio e poi anche di conseguenza della benzina, soprattutto le tensioni internazionali. Qui in studio abbiamo il giornalista della stampa Luigi Grassia, che è un esperto di temi energetici di petrolio e di benzina. Parliamo un attimo con lui intanto di quello che sta succedendo, visto che solo un anno fa la benzina era a 1,50 al litro, mentre adesso è salita a 1,93. Prego Luigi. Buon pomeriggio, siamo diventati esperti un po' per forza perché quasi tutti i giorni siamo qui a scrivere nuovo record della benzina, un altro record della benzina, insomma, va così. In passato ci sono stati degli alti e bassi perché forse tendiamo a dimenticare, ma a volte la benzina e il gasolio sono andati anche giù, assieme al prezzo del petrolio. Adesso siamo in una fase rialzista molto lunga, che richiede qualche spiegazione specifica, in effetti, non rientra tanto nella norma. Io non so se vogliamo subito entrare in Ma questa analisi o prima magari fare un po' di guarda, descrizione. possiamo un attimo passare anche con qualche domanda che ci sono. Sono arrivate tantissime domande dai nostri utenti che sono molto sensibili al tema del Effettivamente un tema rincaro caldo, sì. e tra queste c'è anche appunto quella capire un attimo se c'è speculazione, se ci sono rincari derivanti dalle tasse, eccetera. Io se vuoi partiamo intanto con la prima domanda, che è di Antonietta Marinotti, che ci scrive: credo che sia ora di finirla con questi rincari della benzina. Penso che i nostri politici non fanno nulla per mettere fine a questa situazione. Mentre gli stipendi scendono, la benzina continua a salire, tanto che ormai dovremmo andare sulle stelle per fare il pieno. Quindi, insomma, un intervento abbastanza polemico che mi pare che metta l'accento proprio sul problema delle tasse e delle accise che sono aumentate. Beh, un intervento anche giusto. Intanto diciamo che il 58% del prezzo dei carburanti va allo Stato, in una maniera o nell'altra, oppure agli enti locali, perché ci sono anche le addizionali regionali, quelle locali. Dice bene però questa nostra lettrice e ascoltatrice perché in effetti lo Stato ci mette di suo anche, non dico nel giorno per giorno, ma di settimana in settimana, aggiungendo delle accise che sarebbero delle tasse di scopo teoricamente, di cui in realtà si potrebbe fare a meno. C'è sempre una ragione buona per aggiungere un centesimo in più. Il precedente governo l'aveva fatto per la cultura o per un'altra cosa, dicendo così facciamo una cosa buona per tutta la società. In realtà io credo che sia un errore di metodo, cioè si trova sempre la causa buona e giusta per aumentare la benzina, ma il politico dovrebbe lasciare da parte questa tentazione, non cascarci, ecco. Anche perché tenete presente che quando poi si aggiunge qualche cosa per la presunta tassa di scopo, come fosse la cultura, nessuno ci garantisce che dopo qualche settimana in realtà quei soldi lì continuino ad essere spesi per la cultura. Perché nel successivo taglio di spese per la cultura o per qualunque altra cosa, intendiamoci, per le cause più sante e nobili, il successivo taglio poi porta tutto quanto giù, tutto quanto finisce in un calderone. Sappiamo benissimo che paghiamo ancora le accise per la guerra dell'Abissinia, per la tragedia del Bayonne, Certo, robe che sì, arrivano e poi insomma, non vanno ormai via. finiscono in un grande calderone, come hai Certo. detto tu. E ecco, un'altra domanda che invece è un po' più tecnica, la fa Peppino e dice: per quale motivo il prezzo del petrolio sale e scende mentre il prezzo della benzina sale e basta? Quindi la correlazione tra benzina, carburanti e l'andamento del greggio. Io poi a questo ti aggiungerei la domanda che ti faccio io, invece parlare anche un attimo di quello che comporta il caro benzina poi sul fronte dell'inflazione e degli aumenti di generi alimentari, di qui tutte le proteste di consumatori e agricoltori. Prego. Dunque mettiamo ordine, se diciamo i su e giù del mercato del petrolio e della benzina ci sono stati in parallelo, dico però storicamente, non in questo periodo, ci sono stati in parallelo dei rialzi ma anche dei ribassi. Forse tendiamo anche un po' a scordarci le notizie un po' migliori, ma ci sono stati anche dei momenti in cui non facciamo grossi titoli, ma è successo in passato, un anno fa, 2 anni fa, beh, forse anche un po' di più, insomma, in cui la benzina andava anche giù, però parlo di tempi recenti, non Sì. parlo di tempi storici.
In questo momento effettivamente stiamo andando incontro a una fase rialzista che è molto lunga e non è del tutto, non è per niente secondo me spiegabile con ragioni di mercato, perché quando c'è una recessione globale, i consumi della benzina vanno giù e stanno andando giù, si dovrebbe spendere meno, si dovrebbe spendere meno anche per il barile del greggio del petrolio. Di fatto è in atto una grande speculazione. Quando parlo di speculazione non dico che ci sono dei cattivi dipinti di nero che Certo. tramino contro il mercato, ma gli investitori, parlo di speculatori in senso tecnico, gli investitori che hanno una grandissima liquidità, che non sanno dove Dove investire, parcheggiare, sì. sanno che se corrono qualche rischio, il rischio può essere addirittura il default delle obbligazioni o delle azioni che comprano. Se invece vogliono andare sul sicuro, con i bond americani o quelli tedeschi, il rendimento è zero. E appena c'è una crescita futura, ci sarà una crescita futura, i tassi di interesse perderanno sul capitale. Certo, mentre fare E trading sul quindi sì, petrolio. vanno a giro a fare trading. Teniamo poi presente che quando si parla di prezzo del petrolio, quello che pubblichiamo, siamo costretti a semplificare un po'. Mettiamo il prezzo del petrolio che adesso è sui 107 negli Stati Uniti, il WTI, e Certo. sui 100, mi pare 23-26, non ricordo bene, invece il Il Brent che Brent fa da che è quello riferimento in portato Europa. a Noi lungo. diciamo quello è il prezzo del petrolio, in realtà è una semplificazione a cui siamo un po' costretti, perché quello è il prezzo di una piccola frazione, importante, però una piccola frazione del petrolio che viene comprato sul Commerciato, mercato, mentre invece gran parte del prezzo del petrolio viene comprato con dei contratti a lungo termine, pluriennali, che quindi non sono soggetti alle oscillazioni. Sicuramente quella piccola frazione è importante perché influenza tutto il mercato, è solo un pezzettino però, e si tratta disgraziatamente di contratti che sono legati in maniera molto indiretta col barile che è sottostante, nel senso che uno di questi contratti può essere scambiato 100 volte al giorno e il barile a cui fa riferimento è sempre lo stesso. Se è un contratto future a 2 mesi, alla media di 100 volte al giorno viene scambiato 6.000 volte quel barile lì, è sempre lo stesso barile che viene scambiato per Certo. 6.000 volte, con logiche che non hanno niente a che fare con il mercato industriale del petrolio, è solo speculazione. Ripeto, non nel senso cattivo, non per dire che questi andrebbero messi in Semplice galera, investimenti che però di vengono fatto siamo fatti. tutti quanti vittima di una situazione che ci sfavorisce Certo. sicuramente. Senti Luigi, poi c'è Remo che ci scrive e qui entra in gioco un po' il confronto internazionale che spesso, e soprattutto europeo, che spesso è impietoso perché vede in molti casi i prezzi della benzina italiana più alti di quelli di altri paesi europei. Lui cita per esempio il caso francese e dice: fate un viaggio in Francia e scoprirete che il gasolio costa 1,30 tra 3 euro al litro. Da noi mi pare che siamo arrivati fino a 1,80 come massimo. E adesso mi chiedo, ma la differenza che noi paghiamo qui in Italia in quali tasche va a finire e perché? Le tasche l'abbiamo detto, Sì, l'abbiamo detto. in parte, no, Spieghiamo in un po' parte di l'abbiamo più detto, in parte magari l'abbiamo l'aspetto detto. del confronto internazionale, di com'è la situazione in Europa. Dunque, ci sono due grosse differenze di noi rispetto agli altri. Una l'abbiamo detta, cioè sono i soldi che vanno agli enti pubblici. Sicuramente Certo, le il nostro fisco è accise. particolarmente esoso, Sì. questo non c'è dubbio. No, ma anche le tasse normali. Poi addirittura c'è anche l'IVA che si paga persino sull'accisa, la tassa sulla tassa, Certo, cosa tremenda. certo. Se aumentano le accise aumenta anche l'IVA, insomma. Quindi un sistema di tassazione tanto Assolutamente. più oneroso. C'è anche un'altra cosa però sulla quale diversi governi hanno cercato di intervenire, cioè abbiamo una rete di distributori che è particolarmente ampia rispetto all'Europa, rispetto alla Francia e alla Germania, credo che abbiamo più o meno una media del doppio di distributori. Metto subito le mani avanti, non sto ad accusare i distributori intesi come persone fisiche, per carità, anche loro sono vittime della situazione. Abbiamo però di fatto la situazione è questa, una rete che è molto ampia e in cui quello che si chiama l'erogato medio, cioè la quantità media di carburante che viene distribuita dal singolo distributore, è molto bassa rispetto alla media europea. Con in più il problema che ci sono delle difficoltà per i distributori a vendere altre cose. Qualche cosa si trova, si può comprare qualche cosa di qua e di là, però
l'idea di trasformare ogni distributore in una specie di piccolo mercatino, sì, in cui, supermarket. esatto, in cui il cliente può andare lì e comprare magari altre cose. Questa cosa potrebbe permettere al singolo distributore, per esempio, di far pagare un po' di meno la benzina, in modo da attirare i clienti lì, in modo che poi si comprino qualche altra cosa, no? Certo, Che è la strategia che usano anche i supermercati, che il usano anche gli governo sta ipermercati. facendo un po' con la Il governo con un liberalizzazione. po'. E aspetta, un'altra domanda era, c'era anche un famoso tavolo che dovevano portare avanti per rendere più efficienti le reti dei distributori. Ecco, lì a che punto siamo rimasti Questo per questo? ma c'è un grosso problema, cioè si fanno questi tavoli che vengono fatti a livello nazionale, si prendono degli accordi, si decide che ne so, i 26.000 distributori entro X anni li facciamo diventare 15.000. Poi però chi dà le licenze per i distributori sono le regioni. A me è successo nel tempo di sentire due o tre assessori regionali di regioni diverse, di quelli che danno poi le licenze, che continuano a dare licenze. E Ecco. dico, e io se faccio la domanda e dico, ma lei si rende conto c'è una politica nazionale che va contro questo? E mi trovo di fronte all'interlocutore che fa boh. Ma dico, ma Tanto. scusi, ma questa cosa le importa tanto, le importa poco, non le importa niente? Perché non importi niente. Vengono date sempre più licenze, magari anche con motivazioni che sembrano buone, tipo do la licenza se tu però impegni a dare non solo benzina e gasolio, ma anche GPL, carburanti verdi di ogni tipo, Certo. ecco. E con questa non Politica, voglio sì, dire scusa, per no. carità, Questo modo di fare, sì. questo modo di fare di fatto i distributori non si tagliano. Chiaro, chiaro. L'ultima domanda, invece, che affronta il tema di come si fa a risparmiare dalle domeniche a piedi a carburanti verdi, Alberto da Torino scrive per esempio: Buongiorno, vorrei sapere quanto è possibile risparmiare, oltre al fatto che si inquina anche di meno, con i motori verdi tipo GPL e metano. Beh, adesso non ti sto a dire i Certo, numeri le perché stime, ma. francamente non ce l'ho sotto mano. Ovviamente sì, si risparmia, nel senso si spende la metà, cioè Si il prezzo di spende la metà. listino è Certo, è bassissimo. abbastanza. E può essere un C'è. modo per diversificare, comunque, per ridurre almeno in parte, anche se Senz'altro. penso che sulle GPL metano, magari ancora sulle stazioni di servizio ci sia ancora tanto da fare, non tutte Ce ne sono siano. poche, ovviamente corri il rischio avendo una macchina così che poi vai magari in qualche regione e magari lì non trovi il Esatto, fai distributore. Ci fatica. sono anche delle piccole vessazioni perché non so se sia così dappertutto, ma vengo da Novara dove mi pare, non vorrei essere smentito, ma mi pare che per esempio se con un GPL si va in un parcheggio sotterraneo si può Ah, stare solo al primo piano e non a quelli sì, inferiori perché succede, sennò è molti, sì, pericoloso. Certo che se ti danno una macchina e poi ti dicono che potrebbe essere una bomba, cioè allora mettiamoci sì, d'accordo, o si allora. può o non si può. Così come è successo che a volte queste auto verdi sono state addirittura punite, anziché avvantaggiate in alcune città dove sono state messe le targhe alterne, cose del Sono genere. state Si è detto penalizzate. addirittura queste non girano proprio e allora ci vorrebbe anche un po' di coerenza da parte della Certo, politica. sì, Non più. costerebbe niente, no? Sarebbe una cosa a costo zero, basterebbe solo essere Cioè, che coerenti. siano incentivi efficaci. Bene, io ringrazio Luigi Grazie a Grassia, voi. giornalista della Stampa, e do appuntamento domani a tutti i nostri ascoltatori e utenti per un nuovo appuntamento e un nuovo tema del giorno. Grazie a tutti.